dire che il Museo Civico ripercorre la storia della città ed è allo stesso tempo un orgoglio per Marotta e Mondolfo. Allora, i musei civici sono per il nostro territorio sicuramente un motivo d'orgoglio, perché raccontano la storia del nostro territorio e la raccontano attraverso diversi periodi storici, dalla preistoria fino al XX secolo. E quando parliamo di un museo, parliamo di un luogo sicuramente di conoscenza, dove uno va e conosce e scopre. Però mi piace pensare anche al museo come un luogo da cui si esce con il desiderio di continuare ad approfondire, con il desiderio di continuare a scoprire, perché appunto, come diceva il grande Rodari, è molto più importante quello che non si sa rispetto a quello che già sappiamo. E in occasione delle giornate della primavera al museo avremo la possibilità di tenere aperti i nostri musei nei fine settimana, quindi tutti i sabati e le domeniche nei giorni festivi, con orario 10, 12, 15, 18. E quindi sarà un'occasione per visitare i musei e poi da qui partire per anche inoltrarsi per le vie del nostro borgo, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Alcune tra le opere più caratteristiche si trovano all'interno del Museo Civico, tra cui abbiamo la stele funeraria e la macchina oraria. Esatto, uno di questi elementi che appunto compongono il nostro museo è questa particolarissima stele funeraria di epoca picena. Infatti, voi vi chiederete, ma perché si trova in questo punto, in questo così distante appunto dal Piceno? Perché questo ritrovamento è avvenuto nei territori dell'odierna Stacciola, un comune che ci dista proprio qualche chilometro di distanza da qua, in pieno zona verde. Questo ci fa capire perché Mondolfo si trovava anticamente in uno sdodo fondamentale che apriva verso il mare Adriatico, basti pensare l'odierna Valcesano, dove addirittura il Cesano era navigabile, per cui ti poteva far arrivare tranquillamente nel mare Adriatico. Questo ritrovamento poi c'è anche da specificare che abbiamo, diciamo, ipotizzato cosa volesse significare, in quanto è ancora indecifrata questa stele picena. Però abbiamo potuto confrontare che, sempre in questi siti che si vedono in questa mappa, hanno più o meno le stesse fattezze, quindi questo blocco unico con delle iscrizioni. Però, come vi dicevo, non è dato a sapersi cosa ci fosse scritto, però si dice che sia appunto votiva, in quanto poi era arroccata vicino a un antico cimitero, Piceno in questo caso, che appunto ospitava delle stele, ma anche monumenti di altre epoche, come poteva essere degli Etruschi, come dei Longobardi, per cui è, diciamo, una zona molto importante questa. Allora, questa macchina innanzitutto non è originaria di Mondolfo, ma è stata commissionata per appunto il comune di Mondolfo, più precisamente nel 1858, come si deduce in questa iscrizione qua. La macchina viene da Monte Carotto, in quanto i costruttori avevano una bottega proprio a Monte Carotto e questi artisti, come li chiamiamo noi, sono appunto Pietro Mei e Galli Antonio. Però basti pensare che questa siamo nel 1858, in pieno stato della Chiesa, ed è stata la numero 47, quindi vuol dire che tante ne hanno fatte prima e tante ne hanno fatte dopo. E qual è la particolarità di questa macchina oraria, da non confondere con l'orologio? L'esempio è semplice, io vi dico che ore sono, ecco l'orologio, guardo l'ora, qua invece si tratta di ascoltarla. E diciamo che tutta la vita di Mondolfo venne scandita da questa macchina oraria, ma non era solo l'unica che poteva suonare, in quanto Mondolfo veniva detta la città delle belle campane, e perché appunto aveva tantissime chiese e ogni chiesa che si rispettava all'epoca aveva una sua campana con un suo campanaro. Il cuore pulsante appunto di questa macchina è il pendolo lì davanti che si vede, però il pendolo è regolato grazie a questo serpente. Ogni volta che il serpente scorre in questa ruota dentata passa un secondo, quindi se la vecchia ruota aveva 60 denti, voleva dire che ogni giro faceva 60 secondi e quindi in pratica la macchina suonava ogni 15 giri di questa ruota, che poi c'è da dire che non vi ho detto che c'era anche una terza serie di campane che però non utilizziamo, solo in abito turistico utilizziamo la campana delle ore e la campana dei quarti.